l'ultima volta abbiamo visto che cos'è uno, un prodotto scalare in uno spazio di reale in generale, abbiamo visto la disuguaglianza. Poi abbiamo visto anche la formula della proiezione di un vettore su un altro vettore. Adesso facciamo un'altra osservazione prima di fare la procedura di virtualizzazione di Gramsci. Allora, questa proposizione abbiamo V, uno spazio vettoriale su R con prodotto scalare. Ok? Allora, poi supponiamo che V1 VH sia una base di V ortogonale che significa ortogonale, cioè VI scalare di J è uguale a 0 se solo se I è diverso da J. Quindi la base ortogonale è fatta potremmo anche dire V scalare di J è uguale a 0 quando I è diverso da J. Quando I è uguale a J non può essere 0. Perché? Perché altrimenti il vettore V sarebbe nullo e un vettore nullo in una base non ci può stare. Ma comunque, anche se è una leggera ripetizione, scriviamo base ortogonale significa che V scalare di J è uguale a 0 se e solo se I è diverso da J. Chiaro? Queste sono le ipotesi. Allora, qual è la tesi della proposizione? Tesi: se io prendo V appartenente a V, allora sia V appartenente a V avremo V è uguale alla somma per I che va da 1 ad H, da 1 ad H, di che cosa? Di V scalare V con I fratto V con I scalare V con I, V con I. Se ci fate caso, questa è esattamente la proiezione di V lungo l'iesimo vettore della base. La dimostrazione è un rigo. C'entra da qua fino a là. Facciamo dimostrazione. Poiché V1 VH è una base di V, quindi V è di dimensione finita, quindi implicitamente stiamo supponendo che V sia di dimensione finita, avremo esistono lambda 1, lambda 2, lambda h, tali che V è uguale a somma per I che va da 1 ad h di lambda I VI. Per quale motivo? Esistono unici. Per quale motivo? L'esistenza è dovuta al fatto che V con 1, V con H, essendo una base, è un sistema di generatori. Quindi ogni vettore di V si deve poter esprimere come una combinazione lineare di V1, V2, V1. Poi questi coefficienti devono essere unici perché abbiamo visto che quando un vettore si scrive come combinazione lineare di una base in due modi diversi, faccio la differenza e vedo che tutti i coefficienti della differenza sono nulli e quindi l'espressione, i coefficienti sono unici. Va bene. Allora, che cosa per ricavare lambda I, cosa basta fare? Andiamo a fare V scalare VI. Questo sostituendo è scusate, qua non posso usare, usiamo un'altra, vabbè, qua posso usarlo, qua devo usare una lettera diversa. Devo fare somma per J che va da 1 ad H di lambda J di J scalare VI.
questo è uguale a somma per j che va da 1 ad h di lambda j vj scalar vi. Questo è uguale. Allora, perché qua ho dovuto usare la lettera j? Perché la lettera j già sta impegnata. La lettera j è una variabile muta, qua l'indice di sommatore è una variabile muta, e quindi se la lettera i, per esempio qua ci aveva impegnato vi era v3, e qua diciamo devo usare un'altra lettera per indicare l'indice di sommatore. Comunque, quando vado a fare questo prodotto scalare, allora, questo passaggio deriva dal fatto che il prodotto scalare è lineare nella prima componente. Cioè adesso come si possono portare? E i coefficienti scalari si possono portare. Adesso rimane il prodotto scalare di Vi scalare Vj o Vj scalare Vi. Quanto fa? 0. Sempre? No. Solo quando J è diverso da I. Quando J è uguale a I? No. Quindi di tutti questi prodotti scalari, quanti ne sopravvivono? 1. Chi sopravvive? Lambda I Vi scalare Vi. A questo punto dividete per Vi scalare Vi che è diverso da 0 e trovate che lambda I è esattamente questa espressione qua. Quindi lambda I è uguale a quella qua. Ok? Fine della dimostrazione. Ok, quindi questa espressione è molto comoda perché ci dice che se io ho una base ortogonale, ricavare i coefficienti, diciamo andare a esprimere come V come combinazione lineare di V1 più 2 VH, non solo lo posso fare, ma lo posso fare in modo semplice, perché mi basta fare dei prodotti scalari. Chiaro? Però attenzione che questa formula funziona solo se la base è ortogonale. Se la base non è ortogonale, questa formula non funziona. Chiaro? Allora, facciamo degli esempi. Prima di fare gli esempi, un'altra cosa. In molti libri si va a dire anche prendiamo la base invece che ortogonale ortonormale. Ortonormale significa che dopo che sai che già sono a 2 ortogonali, li prendi di lunghezza 1, cioè questo denominatore lo fai diventare 1. Come è possibile? È facilissimo, perché se per esempio Vi scalare Vi faceva 3, io prendo Vi, lo divido per radical 3, quando vado a rifare Vi scalare Vi mi farà 1. Aggiusto la lunghezza del vettore X. Ora io questo non me lo raccomando praticamente mai, quasi mai. Ci sono dei casi in cui bisogna ortonormalizzare la base, però quando ce l'avete ortogonale già va bene così. Anche perché se voi prendete la base ortonormale, questo pezzo potete anche ometterlo perché tanto fa 1. Allora che cosa succede? Vi ricordate la formula senza denominatore, poi la andate ad applicare a una base ortogonale dove il denominatore ci vuole e magari sbaglio. Invece se voi applicate questa formula qui anche a una base ortonormale non succede niente, perché tanto sotto fa 1 e quindi non sbagliate in ogni caso. L'unica cosa che non potete fare, non potete applicare questa formula a una base che non è ortonormale. Ok? Allora facciamo degli esempi. Allora, esempi. Prendiamo R3. Allora prendiamo V1 uguale 1, 0, V2 uguale 1, 2, meno 1. V3 uguale, adesso che questi due siano ortogonali è ovvio, perché 1 più 0 meno 1 fa 0, ok? V3, devo trovare uno che sia ortogonale a entrambi.
Ok? Allora facciamo per esempio 1 meno 1 e meno 1. Allora 1 più 0 meno 1 fa 0. 1 meno 2 più 1, 2 fa 0. Ho preso tre vettori in maniera tale che fossero due a due ortogonali. Poi vedremo come in generale, una volta che uno ha tre vettori indipendenti, come farli diventare ortogonali. Qua era, me li sono scelti io apposta. Ok, adesso prendiamo un vettore qualunque, per esempio u uguale 3, 4, meno 9. Andiamo a vedere se funziona. Allora, innanzitutto V1 scalare V1 quanto fa? Quanto fa? V1 scalare se stesso quanto fa? 2. 2. Dovete fare la somma dei quadrati. Stiamo parlando del prodotto scalare di armonia. V2 scalare V2 quanto fa? 2. No. 6. 1 al quadrato più 2 al quadrato più 1 al quadrato fa 6. Più meno 1 al quadrato fa 6. Qua V3 scala V3 fa 3. Ok. Adesso andiamo a fare V scala V1. Allora questi qua, supponiamo che io debba sviluppare, diciamo, esprimere come combinazione lineare dei vettori della base questo vettore qua, ok? O poi dopo magari un altro vettore V doppio. Rifacciamo lo stesso esercizio con V doppio uguale 5 meno 1, 3. Ok? Quando vado ad applicare la formula, i denominatori non è che li devo calcolare due volte. Una volta che li ho calcolati, vanno bene sia per V che per V doppio. Invece i numeratori dei coefficienti me li devo calcolare volta per volta. V scalare V1 quanto fa? Allora, 3 più 4 per 0 fa 0, meno 9 fa meno 6. V scalare V2 fa 3 più 8 che fa 11, più 9 fa 20. E V scala V3 fa 3 meno 4 fa meno 1 più 9 fa 8. Quindi io devo scrivere che V, cioè 3 4 meno 9 deve essere uguale a meno 6 diviso 2 fa meno 3, meno 3 1 0 1, poi più 20 sesti, ma 20 sesti è 10 terzi, 1, 2, meno 1, più 8 terzi, meno 1. E vediamo se funziona. Allora, qua in terzi, ok? Allora, meno 3, quanti terzi sono? Meno 9, più 10 fa più 1, più 8 fa più 9 terzi, poi qua è 0, qua sono 20 terzi, meno 8 terzi fanno 12 terzi, qua è 3 che sono 9 terzi, meno 10 terzi, quindi meno un terzo, meno 8 terzi fa meno, allora meno 9 terzi meno 10 terzi, scusate, ho sbagliato, fa meno 19, meno 8 terzi fa meno 27 terzi, dividete per 3 e viene 3, 4, quindi vedete che funziona. Andiamo a fare l'altra con V doppio. Allora, cominciamo a fare V doppio scalare V1, quanto fa? 5
più 0 più 3 fa 8. W doppio scalare W2 fa 5 meno 2 che fa più 3 meno 3 che fa 0. Il W doppio scalare W3 fa 5 più 1 che fa 6 meno 3 che fa 3. Quindi questo a quanto è uguale? Allora deve essere uguale a 8 diviso 2, quindi 4 volte 1, 0, 1. Il secondo non c'è perché quello più scalare è 0. E il terzo è più 3 terzi, quindi più 1, 1 meno 1, meno 1. Allora vediamo, 4 più 1 fa 5, 0 meno 1 fa meno 1, 4 meno 1 fa 3. Funziona. Ovviamente funziona perché la base è ortogonale. Se la base non è ortogonale, non funziona. Va. Provate con una base ortogonale, vedete che non funziona. Quindi il presupposto affinché funzioni è che la base sia ortogonale. Ma dice, ma funziona solo in questi casi qua col prodotto scalare canonico, eccetera, eccetera. No, funziona con tutti i prodotti scalari. Andiamo a vedere. V è uguale ai polinomi di grado minore o uguale di 2 sull'intervallo meno 1. Questo è uno spazio vettoriale a dimensione 3, ci stanno le costanti, il polinomio di grado 1 e il polinomio di grado 2, cioè una base data da 1, x e x quadro. Allora, se io ho per esempio il polinomio 3x quadro meno 6x più 5, questo qua è già scritto come combinazione lineare di elementi della base. 3 per x quadro meno 6 per x più 5 per 1. Ok? Uno potrebbe dire, ma come fai a sapere che quei, cioè 1, x e x quadro sono indipendenti? Allora, per esempio, io prendo questo prodotto scalare integrato da meno 1, diciamo f scalare g, prodotto scalare di due funzioni in generale, sull'intervallo meno 1, 1, lo definisco come integrale di f di x, g di x in dx. Allora è facile verificare che 1 è ortogonale a x, diciamo 1 scalare x fa 0 e x scalare x quadro fa 0. Per quale motivo? 1 scalare x viene l'integrale di x, ma x è una funzione dispari, l'integrale da meno 1 di 1 fa 0. Scalare x quadro viene l'integrale di x cubo, che è pure dispari e pure fa 0. Invece, quando vado a fare 1 scalare x quadro, questo mi fa l'integrale da meno 1 e 1 di x quadro in dx, e questo qua, l'integrale da 0 e 1 di x quadro fa un terzo, questo qua per parità fa 2 terzi. Allora, se io adesso vado a fare 1,
x quadro meno un terzo, questo viene integrato a meno 1 e 1 di x quadro meno un terzo, punto x, che fa 0. Perché questo fa 2 terzi, questo fa meno un terzo, per 2 che fa meno 2 terzi. Ok? Allora, questa è una base. Questa 1x x quadro meno un terzo è una base ortogonale. Che è ortogonale? Allora, questa è ortogonale a questa, lo era già visto. Questa è ortogonale a questa, l'abbiamo appena visto. Questa è ortogonale a questo perché quando vado a fare il prodotto viene x cubo meno un terzo x, sono tutti e due dispari, integrale tra meno 1 e 1 fa 0. Allora dice, ma allora cosa ci guadagniamo ad avere una base ortogonale? Prima non c'era difficoltà a esprimere un polinomio come combinazione lineare degli elementi della base, bastava prendere il coefficiente davanti, per esempio questo qua è 3 per x quadro meno 6 per x più 5, qual è il problema? Allora, sì, non è così vantaggioso come nel caso precedente, però se andiamo a esprimere per esempio questo stesso polinomio adesso come combinazione lineare di quei vettori della base, ok? Ortogonale, cosa ci guadagneremo? Cosa ci guadagneremo? Ci guadagneremo che le varie componenti saranno a 2 a 2, siccome sono lungo vettori ortogonali, saranno vettori ortogonali. Ok, allora 3x quadro meno 6x più 5, stavolta faccio il contrario, cioè io lo voglio esprimere come combinazione lineare di questi. Allora vedete che l'unico che c'è il monomio di grado 2 è questo, quindi qua devo mettere 3x quadro meno un terzo, allora qua viene 3x quadro meno 1, poi devo mettere meno 6 per x perché ci deve stare meno 6x e poi devo fare più 6, qua viene 3x quadro meno 1 più 6 fa più 5. Quindi l'espressione di questo polinomio come combinazione lineare degli elementi della base ortogonale, se io voglio usare invece di usare 1x x quadro voglio usare 1x x quadro meno un terzo, i coefficienti non sono più 3 meno 6 5 ma sono 3 meno 6 6, ok? Allora in questo caso era facile farlo direttamente, però possiamo andare a verificare che funziona la formula di prima, cioè quando io devo fare x quadro meno un terzo scalare x quadro meno un terzo, questo chi è? È l'integrale tra meno 1 e 1 di x quadro meno un terzo al quadrato in dx. Quanto fa? Allora, x quadro meno un terzo al quadrato fa x alla quarta meno 2 terzi x quadro più un nono. Quanto fa questo integrale? L'integrale di x alla quarta tra 0 e 1 fa un quinto, raddoppiato fa 2 quinti. L'integrale di x quadro avevamo detto che faceva 2 terzi, per meno 2 terzi fa meno 4 noni. Per meno 2 terzi meno 4 noni. L'integrale di un nono tra meno 1 e 1 fa più 2 noni. Quindi qua mi viene 2 quinti meno 2 noni. E lasciamo stare così. Ok? Oppure se volete in 45esimi questo è uguale in 45esimi 2 per 9 fa 18 meno 10 fa 8 45esimi. Ok, questo è. Andiamo a vedere invece quanto fa, lo faccio da questa parte, quanto fa 3x quadro meno 6x più 5 scalare x quadro meno 3. Allora questo quanto fa?
fa l'integrale di 3x quadro meno 1, poi viene 3x quadro, no, 3x alla quarta meno x quadro, sto sbagliando, 3x alla quarta meno x quadro, poi meno 6x più 2, meno 6x cubo più 2x, poi più 5x quadro meno 5 terzi di x tra meno 1 e 1. Quanto fa? L'integrale x alla quarta fa 2 quinti, per 3 fa 6 quinti, poi questo fa meno 2 terzi, poi questo fa 2 quarti, cioè un mezzo, quindi qua viene meno 3 più, no scusate, questo qua viene 0 perché questo è dispari. Tutti quelli di grado dispari possiamo cancellare. Allora, questo avevamo detto faceva 6 quinti, qua abbiamo 4x quadro, quindi qua fa più 8 terzi. E qua c'è più 8 terzi, qua c'è l'ultimo che è meno 10 terzi. Quindi se ho fatto bene i conti dovrebbe essere 6 quinti meno 2 terzi. Allora, questi li abbiamo cancellati perché sono di grado dispari. 5 squadro meno x squadro fa 4 x squadro. L'integrale di x squadro fa 2 terzi per 4 fa 8 terzi. Poi meno 5 terzi per 2 fa meno 10 terzi. Adesso se lo vado a fare in quindicesimi, 6 per 5 fa 30, meno 6 fa 24, vediamo un po', 24 undicesimi. Professore, vai. Non è 30, è 18. Sei per, no, no, 3 per 5, quindi 18 allora, un attimo. Sì, sì, il contrario. 18 meno 6 per 3 è 2 per 5. Quindi 8 quindicesimi. Adesso andiamo a fare i 8 quindicesimi fratto 8 quarantacinquesimi. Quanto viene? 3. Ovviamente è un modo molto complicato di ottenere il fatto che qua il coefficiente facesse 3. Che il coefficiente qua facesse 3 si vedeva a occhio, perché siccome questo termine è l'unico che c'è il monomio di grado 2, per aggiustare il monomio di grado 2 ci voleva per forza 3. Però questo non toglie che la formula doveva essere valida. Quindi se noi andiamo a fare la formula, se andiamo a fare questo polinomio, scalare questo termine, scalare questo vettore, fratto il vettore scalare a se stesso, siccome la base è ortogonale, quando vado a scrivere l'espressione la deve venire per forza 3. Quindi l'abbiamo fatto per controllare la forma, non è che l'abbiamo fatto per sviluppare, chiaro? Quindi quella formula, vabbè, che stava scritta qui, che abbiamo cancellato, è valida sempre. Quindi quando io devo fare quella formula, cosa ci dice? Ci dice che se abbiamo una base ortogonale, io prendo un vettore qualunque, faccio la somma delle proiezioni lungo i vettori della base e riottengo il vettore di partenza. Facciamo un disegnino. Supponiamo che di stare in R2, allora io ho due vettori ortogonali, uno è questo e uno, lo faccio più corto, è questo. Se io adesso prendo un qualunque vettore V, questo vettore si può scrivere come la somma
delle proiezioni ortogonali, cioè io faccio la somma di questo vettore qua e di quest'altro vettore qua. Questo lo faccio un po' più lungo, la proiezione la faccio arrivare qua. Se faccio la somma di questi due li ottengo Q. Questa è la proiezione lungo Q1 e questa è la proiezione lungo Q2. Non è detto che siano Q1 e Q2, perché Q1 e Q2 possono essere più corti, più lunghi, no? Quindi la proiezione implica dei coefficienti. Qua lambda 1 è un coefficiente più grande, più piccolo di 1, qua lambda 2 è un coefficiente più grande di 1, lambda 1, lambda 2 possono essere positivi, possono essere negativi, ma sono sempre dati, V sarà sempre dato dalla somma di V scalar VI fratto V scalar VI, VI per i che va da 1 fino a quanti sono i vettori della base. Però questo qua se vale solo per le basi ortogonali. Quindi se non abbiamo il prodotto scalare, questa formula ce la facciamo fritta. Allora, in Rn c'è il prodotto scalare canonico, quindi questa formula è utile. Ma se stiamo in uno spazio vettoriale dove non c'è un prodotto scalare, ci sono spazi vettoriali, questa formula ce la facciamo qui. Ma se abbiamo un prodotto scalare, invece è molto utile. È chiaro? Ok. Adesso voglio riscrivere praticamente lo stesso risultato in un altro modo, un po' più generale. Allora, proposizione: adesso abbiamo Q, uno spazio vettoriale su R con un prodotto scalare come primo. Adesso non supponiamo, prima quando abbiamo detto ci sta una base ortogonale di H vettori, implicitamente il nostro spazio era di dimensione finita. Adesso questo non ci interessa. Adesso dico siano V1 H dei vettori di V tali che V scalar VJ è uguale a 0 se solo se I è diverso da J. Qual è la differenza rispetto a prima? Che non sono per forza una base, sono un sistema, essendo a due ortogonali, se vi ricordate quello che ho detto l'altro giorno, è una parte libera, perché i vettori ortogonali sono sempre indipendenti. Però non è detto che sia una base, ok? Adesso cosa dico? Dico sia V un vettore di V. Andiamo a fare come prima V doppio, facciamo somma per I che va da 1 fino ad H di V scalar VI fratto VI scalar VI VI. Oh, perché lo chiamo V doppio? Perché in generale questo non è V stavolta. Perché? Perché se V con H, V con 1, V con H non sono una base, magari V non si riesce a esprimere come una combinazione lineare V1, V2, VH. Ma qual è la conclusione? La conclusione è che stavolta V meno V doppio scalare V meno W doppio scalar U è uguale a 0 per ogni U che appartiene allo spazio generato da V U H. Allora questo spazio lo possiamo chiamare W doppio grande. Diremo che V meno W doppio appartiene all'ortogonale di W doppio grande. Lo spiego meglio, faccio una figura così si capisce. Ah,
Allora, immaginate di avere un piano in R3. Piano passa per l'orange, qua ci avete due vettori ortogonali. Uno, vabbè, diventiamo un po' più standard. Uno è questo, questo è l'orange, e l'altro è questo. Questo è V1, questo è V2. Adesso prendete il vostro V, qua sta l'orange. Prendete il vostro V, questo è V. Ok? Allora, chi è W? W è la somma di un pezzo lungo V1, un pezzo lungo V2, e poi ci vuole un terzo pezzo che è ortogonale al piano che contiene V1 e V2. Cioè, tu cosa fai? Prendi il vettore V, prendi la perpendicolare e scendi sul piano generato da V1 e V2, e qua ottieni questo qua. Chi è questo qua? Esattamente quello che abbiamo chiamato qui. È la proiezione sul piano. Dopodiché, questa proiezione sul piano è esattamente questa roba qui, cioè quello che prima ti potevi esprimere come combinazione lineare di V1 e V2, però che cosa succede? Che tu, per arrivare a V, non ci arrivi nel piano. Ci devi sommare un pezzo, il pezzo di lunghezza più corta che tu ci possa sommare è esattamente quel pezzo là, perché è un pezzo ortogonale a piano. Cioè, immaginate di... Allora, avete una pianura, un piano, ok? Allora, nel piano vi potete muovere come vi pare. Immaginate una pista da pattinaggio. Allora dice: io voglio andare là, voglio andare là per 6 metri in quella direzione. Allora ho V1, ho V2, allora 6 metri, diciamo ho 10 metri in quella direzione, sono la somma di due spostamenti, uno di 6 metri in questa direzione e l'altro di 8 metri in quell'altra direzione, ok? Ho due direzioni ortogonali, oppure ci vado direttamente, però diciamo sarà, prendiamo V1 e V2 sono lunghi un metro, sarà 3V1 più 4V2 per esempio. Ok, e arrivo proprio là. Supponete invece adesso di avere non più una pista di ghiaccio, una pista di pattinaggio, ma avere un bellissimo campo con degli alberi. Allora voi volete andare a cogliere la frutta di un albero, non avete scale, non avete nulla. Cosa potete fare? La prima cosa che fate è vi spostate nel piano. Allora io voglio cogliere quella pera, io mi sposto sul piano fino a che? Fino ad avvicinarmi il più possibile a quella pera. E dove mi ci metto? Sotto. Qua sta la pera, io qua mi ci metto sotto, perché è il punto più vicino a questo. Dopodiché allungo la mano, oppure se c'è un bastone allungo un bastone, ma se ci arrivo, se non ci arrivo non la posso raggiungere la pera, perché io nel piano non posso spostare come mi pare, ma in quell'altra direzione no, ho un range limitato perché è dato dalla mia altezza più l'altezza del mio braccio più eventualmente l'altezza degli strumenti che ho a disposizione. Chiaro? Ok, quindi questo W cosa rappresenta? Rappresenta, non è V in generale, se stava sul piano coincide con V, se V stava sul piano io lo potevo raggiungere, ma se V non sta sul piano o in generale nello spazio generato da V1, V2, VH, cosa mi rappresenta? Mi rappresenta quello che di meglio posso fare per avvicinarmi a V, cioè la quella che chiameremo proiezione ortogonale di V su questo spazio W. Ok? Cioè è il vettore che... Allora, io non posso generare tutto V, prima potevo generare tutto V perché questa era una base, adesso non posso generare tutto V, posso generare solo V doppio. Allora cosa
rappresenta questo V doppio, rappresenta il vettore che io posso generare che è più vicino possibile a V. Perché è più vicino possibile? Perché V meno V doppio è ortogonale a tutti i vettori di V. Adesso questo lo dimostriamo, Non l'ho neanche enunciata questa seconda parte, però cominciamo a vedere questo. La dimostrazione, questi vettori che erano ortogonali li lascio, perché poi faccio un altro esercizio. Cominciamo a dimostrare quello che ho appena detto. Ok. Allora, dimostrazione. Allora, cominciamo a vedere che V scalar Vj, allora V doppio scalar Vj, andiamo a fare V doppio scalar Vj. Andiamo a fare, sì, ok. E poi facciamo V scalar Vj. Vabbè, V scalar Vj è inutile fare. Allora, chi era V doppio? V doppio era somma per I che va da 1 ad H di V scalar Vi fratto Vi scalar Vi per Vi, e tutto questo deve essere fatto prodotto scalare con Vg. Ma questo si può scrivere come somma per I che va da 1 a H di, questi sono numeri, questo è un numero, si può portare fuori, V scalar Vi fratto Vi scalar Vi, e qua c'ho Vi scalar Vg. La somma è su I, questi numeri sono tutti 0 tranne quando I è uguale a J. Quindi tutta questa somma qui cosa sopravvive? V scalar Vg fratto Vj scalar Vj, Vj scalar Vj. Adesso semplificate e cosa vi rimane? V scalar Vg. Quindi cosa avete scoperto? Avete scoperto che se fate il prodotto scalare di V doppio con Vj, o se fate il prodotto scalare di V con Vj, viene la stessa cosa. Quindi V meno V doppio scalare Vj, questo fa 0 per tutti i J compresi tra 1 ed H. V scalare, quando vado a fare la differenza, no, questo viene V scalare Vj meno V doppio scalare Vj, abbiamo fatto il conto, viene V scalare Vj meno V, la differenza quando fa 0. Allora, siccome J era arbitrario, io qua potevo metterci V1, V2, V3, VH, questo fa 0, però anche J che va da 1 fa 0 sempre. Quindi se io adesso prendo U appartenente allo span di V1 VH, questo vuol dire che U è del tipo somma di lambda J Vj, J che va da 1 ad H, quindi V meno V doppio scalare somma di lambda J Vj, J che va da 1 ad H, quanto fa? Io dico che fa 0, perché la somma si porta fuori, tutti questi prodotti scalari fanno tutti 0 e quindi viene 0. Quindi che succede? Adesso ricapitoliamo e poi ci facciamo una piccola pausa. Allora, abbiamo detto l'altro ieri abbiamo visto la forma della proiezione di un vettore lungo un arco. Oggi abbiamo visto che se io ho una base ortogonale e vado a calcolare ogni vettore V di V, si può scrivere come somma degli elementi della base, ma i coefficienti si possono calcolare in modo molto semplice. Il coefficiente lungo il vettore VI chi è? V scalare VI fratto V scalare VI.
però la base deve essere ortogonale, no, se lo la non funziona. Qualora 1, 2, 4 siano ortogonali a 2 e 2 e non nulli, ma non siano una base, cioè non generavano tutto V, quando vado a fare questa formula cosa ottengo? E non posso ottenere in generale V, a meno che V non fosse contenuto nello span. Se V è contenuto nello span di questi, che succede? Che quando vado a fare W, W coincide con V, perché nel momento in cui V deve essere V sta in quello span, W sta nello stesso span che dalla formula vedete. Nel momento in cui questo vettore è ortogonale a tutti i vettori che stanno nello stesso spazio, ci mettete V-W che sta nello stesso spazio e ottenete che V-W è scalare se stesso deve fare 0, ma se V-W scalare se stesso deve fare 0 deve essere vettore nullo. Quindi se V sta nello spazio generato da V1, V2 e VH, quando vado a fare V doppio coincide con V. Ma se non ci sta, chi è V doppio? È un vettore tale che la differenza è ortogonale a tutti i vettori di quel sottospazio. Cioè, V doppio, per definizione, questo qui, si chiama per definizione la proiezione lungo lo spazio W di V. Questa espressione qua si chiama proiezione lungo lo spazio W di V. Allora, quali sono le proprietà della proiezione? Ce ne sono varie, non le staremo a indagare tutte. Per esempio, una prima proprietà e che la proiezione coincide con V se V già sta nel sottospazio. Una seconda proprietà è che se fate la proiezione due volte, se io faccio questa proiezione, poi prendo questo e lo riproietto sul piano, che succede? Che la seconda proiezione è l'identità, cioè prima ho proiettato, una volta che sono caduto per terra sul piano, riproietto e sembra la stessa cosa. Poi, ma la proprietà che abbiamo messo in evidenza, la più importante, qual è? È che V meno la proiezione è ortogonale, diciamo, a tutto questo sottospazio. Quando diciamo che è ortogonale a un sottospazio, significa ortogonale a tutti i vettori del sottospazio. È chiaro? Ok. Va bene. Un'altra proprietà la vedremo ancora. Però quest'altra proprietà e un altro esercizio che voglio fare su queste cose lo facciamo dopo la pausa. Va bene?